Quanti di voi lavano la moto e ci mettono un sacco di tempo e vorrebbero, non hanno tempo di lavarla, vorrebbero farla in maniera più veloce? Oggi ho la soluzione per voi, sono qui con Ceramic Pro e vedremo con, non con questa moto ma prossimamente lo vedrete anche con questa moto qua, come riuscire a lavare la moto praticamente in 10 minuti. Prima di iniziare però iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram e seguite anche Ceramic Pro. Grazie, vai con la sigla. Siamo qui oggi con questa bellissima moto per fare il trattamento Ceramic Pro. Questa è una moto opaca, abbiamo anche moto lucide e oggi andiamo a vedere il trattamento che verrà fatto a questa moto e il perché facciamo i trattamenti alle moto, alle macchine, col trattamento ceramico. La resa è altissima a livello visivo, poi andiamo a vedere, e anche a livello di ambiente, cioè moscerini, smog, pioggia, tutto quello che può comportare l'invecchiamento della vostra moto, della vostra auto. Andremo a preparare questa moto, prima logicamente di applicare la ceramica, il trattamento Ceramic Pro. La moto va sempre decontaminata, pulita bene e preparata, perché con un buon lavoro di trattamento e pulizia poi andiamo a applicare il nostro prodotto e abbiamo la certezza di avere un risultato ottimale a fine lavoro. Il lavaggio e la decontaminazione sono importantissime, infatti qualsiasi moto, qualsiasi auto ci viene nel nostro laboratorio vengono sempre controllate da noi e in tal caso, in molte occasioni, sulle moto lucide vengono fatte anche le applicazioni con polish particolari per togliere graffi o opacità che si vengono a presentare. Una volta fatto appunto la preparazione con decontaminazione e lavaggio, si va ad applicare la prima mano di prodotto, mano che viene applicata con delle tempistiche e dei modi particolari molto professionali. Ecco perché non è un prodotto che può applicare qualsiasi persona, perché in base all'applicazione, ai tempi e ai modi e alle temperature, il prodotto ha delle reazioni diverse da moto a moto. In questo caso la moto è opaca, avremo un trattamento particolare per l'opaco. Una mano e poi tempi di riposo particolari per poter fare in modo di capire la prima applicazione come ha ricevuto la carrozzeria della vostra moto. Allora, abbiamo decontaminato, abbiamo dato la prima mano, abbiamo controllato che la moto ha, diciamo, avuto una reazione consone al prodotto che è stato applicato. Andiamo ad applicare la seconda mano. Perché seconda, terza, quarta, quinta, sesta? Possiamo applicare mani a volontà, non abbiamo stratificazione, non abbiamo bastoni sulla moto, perché il prodotto appunto è nanoceramico, entra all'interno delle microporosità della carrozzeria e più strati vengono dati, logicamente più viene compattato e più resistenza ha, sia meccanica che anche riflesso visivo per quando si va a vedere sul serbatoio, sulla moto stessa. La seconda mano logicamente viene data con dei tempi e modi particolari. Abbiamo decontaminato, pulito la moto, abbiamo dato la prima mano, abbiamo aspettato i tempi tecnici giusti, abbiamo visto che era ok, abbiamo dato la seconda mano, abbiamo visto che la moto si è comportata come doveva comportarsi. In questo caso andiamo a chiudere il tutto, perché il cliente appunto vuole un trattamento particolare, perché è un vestito che viene fatto su ogni moto, non è una cosa standard. Chiudiamo con il top coat, cioè la chiusura del prodotto. Il top coat ci permette di appunto fermare la lavorazione che è stata fatta sulla moto, su tutta la moto, e ci dà modo di chiudere in bellezza il lavoro che è stato fatto. Allora, abbiamo finito la moto, l'abbiamo consegnata al cliente, gli diamo 72 ore di tempo per stabilizzare il prodotto senza problemi. La moto può essere lavata con l'idropulitrice e con prodotti chimici non aggressivi, logicamente. In ogni caso, prodotti chimici aggressivi non fanno nulla al prodotto, perché il prodotto in sé resiste molto agli agenti chimici. Cosa fare? La moto avrà una garanzia di durata del prodotto che viene applicato e da lì in poi il cliente può decidere se non far più nulla, cioè usarla, lavarla all'infinito finché non va in deperimento il prodotto, che può essere dai 2, 4, 6, agli 8, ai 10 anni, o se no annualmente o semestralmente si può tranquillamente ripristinare la brillantezza o l'opacità
della moto con dei prodotti specifici a trattamenti ceramici. Torniamo a noi. Ecco perché il trattamento Cerami Pro, o meglio trattamento ceramico, viene fatto da persone qualificate e da veri professionisti. Ci trovate ovviamente sui social, sulla pagina Facebook, su Instagram e anche sul nuovo sito internet che si chiama www.ceramiproharley.com. E come sede siamo a Vittuone, presso la carrozzeria Colombo, però volendo, entro certi limiti di zona, possiamo fare trattamento anche a casa vostra, quindi se voi non potete venire da noi, veniamo noi da voi. Ragazzi, spero che il video sia stato utile, ringrazio Giovanni, Barbara e Andrea che ci ha prestato la moto per il trattamento nanoceramico di Ceramic Pro. Vi ricordo che Andrea fa parte di Sposteristi Lombardi. Vi metto qui sopra in descrizione il video dell'Essere Nike 2023, così andate a vedere, ne abbiamo combinate delle belle. Ragazzi, mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Forza testa di moto.